Mamma! Michelino! Papà! Ciao! Ma cosa fai sveglio questo? Ciao! Lo sapevo che dovevo cambiare la serratura! Mamma, la smetti? Papà è venuto per passare le feste con me. Intanto sono venuto, poi si vedrà. Vedremo cosa? Cosa vedremo? Dille di mettere giù il coltello. No! Non ci penso proprio! Perché se becco la tua Barbie dentista, la squarto! Ma ti pare che vieni qua con lei, scusa? Ma perché ti fermi a dormire? Incide il mio letto! Metti giù il coltello, non fare pazzia, eh? Perché pensavo fosse un ladro, almeno sarebbe stato meglio, non si sarebbe fermato a dormire. Vabbè, io torno a letto. Così se è un incubo, può darsi almeno che finisca. Buonanotte. Siamo salvi, Michelino. Ciao! Maggi, artigiani, Betlemme in questi giorni rivive in centinaia di paesini italiani nei presepi viventi una tradizione che piace sempre di più. Elisabetta Mirarchi. E là? Ancora qui. Sì, la mattina alle 6 i traslocatori liberano lo studio. Sai che ho letto che Torino è una delle città d'Italia con più alberghi? Sì. Andrei volentieri pur di non sentire il tuo rancore quotidiano. Ah, non ti va bene neanche il rancore? Guarda che sei proprio stronzo. Senti, Isa, stavo pensando che i soldi risparmiati dell'affitto potresti prenderli voi. No, grazie. Non ho bisogno della tua elemosina. Mi riferivo più che altro a Michele. Ah, papà, ma sei qui? Oi, sei già tornato, Michelino? Vorrei segnalarti che mentre tu eri sull'atollo, Michelino è cresciuto e è diventato Michele. È vero, papà. No, ma per me resti sempre Michelino. Ma allora che fai? Tu dormi qua stasera, vero? È anche casa tua, decidi tu. E questi? Questi avrà regalati sicuramente quel cascamorto di Vivaldi. No. Me l'ha regalato un mio allievo. E comunque Vivaldi non è un cascamorto. E comunque ti chiamo tutti i giorni. E comunque saranno anche un po' cazzi miei. Ma la smettete di litigare? Che t'avevo detto, eh? Che t'avevo detto? No, non fate così, ragazzi, veramente. Fermati. Eh? Fermati. Sì.
Dovevi una dici dove l'hai messa? Dove l'hai messa? Devi dircelo! Dove l'hai messa? Si può aggiustare tutto. Si può aggiustare. Ma dove va? Tiburzio! Hai bisogno di qualcosa? No, no, professoressa, stavamo scherzando. Sì. E voi? Avete bisogno di qualcosa? Non da te. Non ci sperare, a noi piacciono più giovani. Anche a me piacciono più furbi. Tiburzio, ci vediamo a scuola? Ragazzi, ho capito. Grazie dell'aiuto. Sono pronto a intervenire? Sì, per un'otturazione dopo il mio sbudellamento. Ma chissà chi sono questi qua? Spacciatori. Sì, ciao. Ma che ne sai tu? Mamma, ma dove vivi? Lo sanno tutti che in giro c'è il peggio del peggio. Solo tu sembra che vivi tra i puffi. Certo che ci parli il nostro figlio, eh? Non ti sfugge nulla. Allora? Silvia, come stai? Ti ho chiamato 200 volte per tutte le vacanze di Natale, adesso mi chiedi come sto? Hai ragione. No, questo lo so. Ma non mi basta, voglio sapere che succede. Ho un grosso problema da risolvere. Bene, dimmi qual è questo problema. Non posso. Ma ti devi fidare. È un periodo così, ma passa. Ti dico che passa. Senti, Laura dov'è? Adesso cosa c'entra, Laura? Chiedevo così. Ma vaffanculo, capito? Vaffanculo! E tu perché mi hai fatto quel regalo pazzesco? Te l'ho scritto? Sì, il cor gentile, ti è costato un botto il cor gentile. Perché? Quelli di Tiburzio quanto costano? Cosa c'entra? Lui è uno stronzo, però mi vuole bene ed è ricco. Anche io ti voglio bene. E poi la ricchezza va e viene. Un giorno è ricco Tiburzio e un giorno sono ricco io. Mia mamma mi ha detto che te lo devo restituire. E che me ne faccio? A me non sta bene. A te sì. Lo so, ma mia madre si incazza. E tu dille che me l'hai restituito, no? Mi dispiace se faccio io? Prego, prego. Grazie. Ciao Aldo. Ciao Laura. Cos'è, un proposito per il nuovo anno? Essere più carino con Laura? Diciamo così. C'era una busta qui, Laura. Quale busta? La busta, c'era una busta qui dentro. Non c'era nessuna busta. Prima che partissi per il Marocco c'era, quindi qualcuno deve averla rubata. Aldo, qua dentro non c'era nessuna busta. E visto che si tratta della mia carrozzina, ora mi spieghi di cosa stai parlando? Spingi tu. Vincenzo! Te lo ricordi, mio ex marito? Certo. Devo ringraziarla. So che è molto vicino a Isa in questo periodo. E qua perché è venuto a vedere la scuola di Michele. Bene. Beh, so che è venuto qui per le feste. Sì. Forse resto qualche giorno in più. Ah, sarai contento? Sì, molto. Beh, comunque la scuola la conosce già, no? No. In tanti anni che lavoro qua non è mai venuto. Comunque noi adesso andiamo a lavorare, se volete farvi un giro turistico. Ci vediamo dopo. Ciao. Non mi sembra molto collaborativo. Per niente. Dottor Tramola. Guarda chi c'è. Ciao. Ha fatto bene a venire, Michelino sarà contento. Scusa un attimo. Va bene. Che c'è, dottore? No, niente, ti volevo dire Michele. Meglio non chiamarlo Michelino, no? È al liceo, è grande, no? Sì, ormai proprio lo metto. È un ragazzo, chiamiamolo per quello che dice. Guardate qua, è l'ultima circolare. Parla della creazione di una copia fotostatica mensile di tutti i registri. Addirittura. Vacanze rilassanti per tutti, eh? E le tue? Come sono andate? Meravigliosamente. Ho ricevuto un regalo bellissimo. È tornato il mio ex marito dalle Mauritius. Ah, sì? Tuo marito è tornato? Sì, è di là che si aggira.
qui nell'istituto? Sì, e c'è una taglia per chi l'ha vista per primo. E lo riconsegna alle autorità. Suor Clotilde. Più sceriffo dello sceriffo. Allora, lasciamo perdere la tragedia e passiamo alla farsa. Notizie dell'ispezione? Ma secondo te questa circolare sui registri, che cosa vuole dire? Che gli ispettori non sono mica andati via contenti? Altre buone notizie ne abbiamo, non so, hanno fatto Cassano ministro dell'istruzione? No. Io però sono molto felice, questo te lo posso dire. Isa, volevo dirti che, insomma, mi dispiace, ci sono state delle incomprensioni tra me e te, davvero. Ma non ti preoccupare, stai serena, davvero. Senti, ho saputo che Zara sta facendo la stronza con tuo figlio. Guarda, non me ne parlare. Va bene, allora se ti va, io sono disposta a dargli delle lezioni a Michele, va bene? Ovviamente gratis. Ne parliamo poi. Grazie. Sei un'amica, però non so se... Quando vuoi, fammi sapere. Che faccia? Hai perso l'entusiasmo, Broccoletti. Attento, Broccoletti, che il vuoto ti risucchia. Lasciatemi stare. Ma sai quando ci mette il vuoto a risucchiarlo tutto? Adesso no. È un altro regalo di Tiburzio? È il regalo di un principe sconosciuto. Posso provarlo? Sì, aspetta. Come mi sta? Bene. Oh, che modi! Piano! Scusa, volevo vederlo. Piano! È roba da femmine. Infatti. Buongiorno. Non vi chiedo come sono andate le vacanze, perché di sicuro voi mi risponderete bene. A differenza delle mie, che hanno fatto schifo, ma... sta qui a spiegare il motivo. Notizie di Sibilla? Adesso mi segno tutte le balle che mi racconta per i ritardi. Prof, la vedo agguerrita o sbaglio? Sono agguerritissima, vi farò passare un gennaio tremendo, guarda. Vi riempirò di compiti, interrogazioni. Poi siamo anche alla fine del quadrimestre, quindi... C'è qualcuno che vuole venire volontario? Sibilla! Prendiamo dalle tue labbra. No, prof, ci ho pensato. Non ha senso trovare una scusa per il ritardo del 7 gennaio. È previsto, è naturale, fa parte del bioritmo. Una cosa fisiologica, costituzionale. Esatto, insomma, ci sta. Dai, guarda, vai a sedere. Risparmiati la fantasia per occasioni migliori. Ma come fai a diventare sempre più bello? Quando comincerai a peggiorare? Ma che succede? Perché state tutti zitti? Perché sto per interrogare Sibilla. Ah, ecco, se vuole vengo io. No, tu no. Vabbè. Allora, vediamo. Frasca come al solito. Soratte. Non ci posso credere, guarda qua. Curtisi, perla del Mediterraneo. Imperdibile. Sì, ma non hai visto chi è l'autore? No. Salvatore lo bascio. E perché tu non hai visto dov'è la perla del Mediterraneo? In Aspromonte. Pazzesco. Sì, è vergognoso piuttosto, va? 15 euro. Sì, e guarda quante copie ce ne sono. Oh, Aspromonte. Adesso devo andare. Ho promesso a Gunardo di aiutarlo a scrivere il documento di classe. Ma mica sei la sua segretaria? Rustico era uno scrittore di sonetti molto moderni per il loro taglio arguto e anche per questa facilità con cui tratteggiavano attraverso scene quotidiane i difetti della borghesia fiorentina del tempo. Castigat, ridendo mores, avrebbe detto Jean de Santey, che basta era una... Basta così, ok. Ma mi sembrava necessario anche parlare no, di... No, infatti è necessario. Oh.
Sorate, di cosa vuoi parlare? Guinizzello, prof. Guinizzelli, guarda, mi metto le mani nei capelli così, preventivamente, per motivi opposti a quelli di Frasca, dai. Niente. Anzi, no, lei dice che niente non si dice. E allora, niente. Dai, non dare retta, vai avanti. Al cor gentil rempara sempre, amore. Rempire. Vabbè, però mi deve far parlare perché c'ho tutto qui. Dai. È una poesia di Guido Guinizzelli. Ed è tutta nuova. Nel senso che è la prima di un tipo nuovo. E questo tipo nasce in Italia. E nella seconda metà del secolo... Che quale secolo adesso non mi ricordo. Tredicesimo. Vabbè, facciamo tredicesimo. No, non è che facciamo, è tredicesimo. Senti, e come si chiama questa nuova tendenza poetica? Il dolce stil novo. Dico bene, no? Sì, benissimo. E siccome era la prima, gli era venuta pure bene, allora faceva il capo. La poesia, dico, faceva il capo alle altre poesie. E quando una poesia fa così, si dice che è il manifesto programmatico. Hai visto, prof? Che parole. E non batto una piega, Il manifesto programmatico dello stilnovismo, che parla di nobiltà, d'animo e della gentilezza. Quattro cose. Due. Nobiltà d'animo e gentilezza. E questo è quello che so, prof. Va benissimo. Va benissimo così. Andate pure a posto. Ermir, hai visto Soratte? Che fai? Vieni tu anche. Dai, un po' di felicità anche per me. Su, dai, ti aiuto. Solo se escono tutti, professoressa. Bravo! E noi come facciamo a sapere se le cose le sai oppure no? Ha ragione la Murialdi, eh. Oggi è particolarmente antipatica, però ha ragione. Io ti devo interrogare davanti a testimoni. Scegliti i tuoi testimoni. Ma che dice, professore? Lei ha voglia di scherzare. Meno di quanto credi, Selvaggia. Molto meno. Che cosa ci fai tu qua? Stavo andando in bagno. In bagno, vai in classe, dai! In questa scuola ormai ognuno fa quello che vuole. Permesso? Mi ha fatto chiamare? Sì. Che c'è, preoccupata? Non si preoccupi, adesso sistemiamo tutto. Ho letto la relazione degli ispettori, lo bascio. E come ha fatto? Beh, a qualcosa servirà essere quello che sono, no? Ho qualche conoscenza al ministero. Comunque la relazione non è buona. Ci dobbiamo inventare qualche cosa. Sì, per forza. Puntiamo sulle preiscrizioni. Giusto. Strategia d'attacco, lo bascio. Volantini, sito internet, orientamento nelle scuole medie, poi se serve anche una bella giornata di apertura alle famiglie dei futuri studenti. Di tutto, lo bascio. Mi posso affidare a lei? Signora Presi. Avanti, Tiburzio. Ah, Ermir, sei tu. Che muscolatore dici qua? Ho scritto qualcosa. Ah, grazie. Questa vacanza io parlo di miei sogni con compagni di lavoro muratori. Mio grande sonno di Viola. Loro pensa che Viola è grande gnocca, però io non so, perché quando la guarda non la vede. Speriamo che lei non lo legga mai. Io cade i suoi occhi profondi, come guardare il cielo nella notte si cade nelle stelle. E quando Viola sorride, arriccia naso, e io sento perso come quando stavo col gommone al centro del mare. Un Latin lover. Loro dicono che è troppo vecchia per me, e io gli risponde, gallina vecchia fa buon brodo, e quando staremo insieme lo dico a tutti. Gallina vecchia fa buon brodo e lei sarà felice.
E per dirlo bene adesso studio italiano. E già che sono, studio anche matematica. Fatto 30, faccio 21. Ciao. Mi ha fatto chiamare? Immaginerai anche tu perché. No. Ti puoi sedere? Mi scusi, me ne devo andare. Cosa volevano da te quei due stamattina? Gliel'ho detto, stavamo soltanto scherzando. Stavamo soltanto scherzando. Smettila! Smettila di dire fesserie! Ti elenco le prime tre cose che mi vengono in mente. Non stai più con la Morialdi e non si capisce perché. Non hai portato i compiti delle vacanze. Non stai studiando un tubo per l'interrogazione degli scrutini. Si può sapere che hai? Mi preparo. Ah, ti prepari. Dimmi cosa ti è successo, non mi fare preoccupare. È che ho fatto una cazzata. E allora, se mi dici cosa, io ti posso aiutare. Dai, Tiburzio, parlami. Dimmi cosa hai fatto. Isa, aspettatemi. Ah, eccoti qua. Proprio te cercavo. Volevo parlarti un po' di Tiburzio, sono preoccupata. Anch'io, da quando lo conosco. No, no, ma deve essere successo qualcosa di grave. Beh, ti do un passaggio e ne parliamo in macchina. No, guarda, quello di cui avrei bisogno è qualcuno che mi impedisca di tornare in quell'inferno di casa. Non qualcuno che mi ci accompagni. Grazie, Enzo. Faccio due passi. Magari mi fratturo una caviglia. Ma Enzo guida malissimo. Le possibilità di fare un incidente con lui sono altissime. Isa, frontale garantito. No, comunque grazie ragazzi, come avessi accettato. Eh già, è tornato il titolare di cattedra. No, comunque solo per chiarire la situazione. Allora, Riccardo per me nella scala dei maschi è una tacca sotto lo bascio e ben due tacche sotto il cercopithecus variegatus. Che poi è famosissimo perché quando cerca di sedurre la sua compagna ulula alla luna mostrando le natiche così e fa... Le vacanze t'han fatto bene. L'amore fa miracoli, ragazzi. Andiamo! Vai, 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 vai! Andiamo, dai. Senti, devi vedere questo qua. Guarda che combina, eh. Guarda che scemo. Guarda che roba questo qua. È troppa roba divertente sta. Michele, li hai fatti i compiti? Sì, ma stai tranquilla. Guarda che sta finendo il quadrimestre, ci sono le interrogazioni. Sì, ma vabbè, me ne occupo io, Ma te ne occupi tu, si vede, guardando YouTube. Oh, me lo vuoi lasciare respirare o no? Allora respirate pure, solo un po' più piano che io devo studiare. Ah sì, scusa. Sì, mi ero dimenticato che sei diventata ambiziosa. Mister degli esteri. Così ti posso far avere tutti i visti che vuoi. Di sola andata, però. Dai, ma falla finita. Guarda che casino, guarda che casino! Sì, ma guarda anche che palle, eh? A che palle? A che palle! Scusa, ti sei piazzato qui da 15 giorni, mangia sbafo. Ti permetti di dare giudizi sulle mie opinioni? Allora, a questo punto, sai cosa fai? Te ne vai in albergo, è chiaro? E rispondi al telefono! Che non ne posso più di questa strega della tua segretaria! Sì, amore! Il congresso di Vienna? 1815. Brava! Te mi fai tre esempi di perifrastica attiva e passiva. Te quello che vuoi a piacere e te mi racconti una novella del Decamerone. Professore, ma io sono qui per latino. Se me la racconti bene ti do il voto in latino. Te l'avevo detto che stamattina ero impegnato. Allora, chi interroghiamo? Sì? Scusa, Gunarda, mi fai uscire per favore Rosa, Brignone e Galotti che li devo interrogare. Ragazzi, fuori. Forza, forza. Allora, chi vuole essere il primo? La maggior parte di voi spenderà gran parte del tempo mangiando. Ok, very good, Alicia. Giada, can you read the spot, please? Yes.
for most of you will be... Mi spieghi gli schieramenti della Prima Guerra Mondiale, chi ha vinto e chi ha perso e perché D'Annunzio è andato a fiume. Se rispondi, 6. Se non rispondi, 2. 4. 3. E lavati le mani. Scusi solo un attimo. Gramola, vieni fuori un momento con me che ti devo parlare. Grazie, facciamo subito. La prossima ora vieni in corridoio davanti alla biblioteca che ti devo interrogare. Ma a pallavolo, professoressa. Non importa, ci parlo io con Polillo. No. Come no? Non sei preparato? Sì. E allora? Quando c'è educazione fisica, io faccio educazione fisica. E quando ci sono le sue materie, io faccio le sue materie. Ti senti protetto da tua madre, vero? No, mia madre non c'entra. Possiamo dire che Beatrice è una figura molto importante nella Divina Commedia. Forse la più importante, no? Sta scalando le classifiche col suo ultimo CD. Invece Virgilio, che è stato nella top 10 per tanti mesi, sta lentamente retrocedendo. Dai, Ilaria, spremiti un po' di più. Beatrice è una figura simbolica. Oh! Che rappresenta molte cose che adesso non stiamo qui a enumerare. Eh no, certo, perché noi siamo qua per far altro, non enumerare. Andate a posto. Ma professoressa! Vai, Ciarella, vai, basta così. Tiburzio, vieni tu? Non so niente. Ci proviamo. Non so niente di niente. Significato simbolico del viaggio. Isa? Passa maglia? Sì? Ti devo parlare. Scusa, non ti avevo visto. È di tuo figlio. Ah, 3. In tutte le mie materie, 3. Ma sta studiando, eh? Ah, sì? E allora perché non si è fatto interrogare? Ha preferito fare educazione fisica, quindi gli metterò 3. Ma voi dovete cambiare atteggiamento con questo ragazzo. Suo padre dice che è responsabilità sua, quindi devi parlare con lui. Per me, se mi mandi l'incredibile Hulk, io parlo anche con l'incredibile Hulk, sai. La ragione, non teme nulla, Isa. Non temere nulla non vuol dire essere dalla parte della ragione. Se lei invece di fare tanto il filosofo si concentrasse un po' di più sulla macchinetta del caffè, renderebbe un enorme servizio all'umanità. Oh. Ah. Dai, facile, eh? Oh. Vai, alza, Donate, vai, oh. Alza! Ah. Dai, negro, che li massacriamo! Vai, bravo, Mambua, vai, forza! Dai, dai, alza! Alza, tutti negro. Sotto interrogazione, eh? Sì. Tutti tranne te. Ha visto quanto è bravo Del Bosco? Non saprei. È bravo. È molto armonioso nei movimenti. Beato lui. Bravo. Rosari. Ma sono diventato trasparente? No, purtroppo. È lunga. Pensavo fossi arrivato qui perché avevi vinto un concorso a cattedra tra Natale e Capodanno. Sono venuto a parlare con la prof di latino perché mi pare di capire che la situazione... Sei arrivato tardi, gli ha già messo 3. Vorresti dire che è colpa mia adesso? No, io voglio sapere che cosa hai intenzione di fare. Sei venuto qua che non ci sono più i colloqui. Sei arrivato a casa che non ti aspettavo. Sei sempre stato un padre part-time. Poi te ne sei andato via full-time e sorvoliamo. Adesso torni e vuoi fare il padre modello. Ma si può sapere cosa vuoi? Non so che sia contento mio figlio. Ma tuo figlio è contento se sa che cosa vuoi tu. Senti, qua dentro ci sono i messaggi che mi ha mandato da 2 mesi a questa parte. È lui che mi ha chiesto di venire. E visto che ci sono, cerco di fare il mio meglio. Sinceramente, mi pare che le cose vanno abbastanza bene, perché i miei rapporti con i tuoi colleghi, per dirne uno, sono migliori di quelli che c'hai te. Se sbagliano anche loro, eh? Dai, bravo! La tua Barbie dove l'hai lasciata? Dai, schiaccia! Dai. Allora, per prima cosa, si chiama Martina. Martina. Ecco. E poi è una delle maggiori esperte di denti da latte in Italia. Porca, pensa. E trovarsene una esperta in denti del giudizio? Bravo. Bella battuta, brava. Guarda che lei e suo padre sono uno dei migliori studi dentistici di Roma. Ah, quindi non è una Barbie. È la figlia di Ken. Muro, siamo a muro, salta! Devi proprio fare l'autrice te, eh? C'è proprio il talento comico. No, purtroppo la gente come Tiburzio si comporta così. E basta. A me non mi convince. È cambiato troppo ultimamente. Secondo me è successo qualcosa. No, è successo che è un pezzo di merda. Tu non lo sopporti più. No.
Dai, nascondo questo e poi ce ne andiamo. Te l'ha regalato lui, vero? Mm. Ma chi è stato allora? Non lo so, te l'ho detto. Era un pacchetto anonimo. Aspettami qua. Ma non ti fidi di me? No, è che se ti torturano così non puoi dire dove l'ho messo. Sei molto furba, eh? Lo so. Muoviti almeno. Professoressa, scusi. Scusi. Ah, è lei, dottor Tramola? Ci conosciamo? Beh, mi ha devitalizzato due denti. Qui. Mi scusi. Vabbè, lasciamo perdere. Che cosa voleva? Le volevo parlare di Michele. No, guardi, di Michele è proprio meglio se parlo io, sa? Perché la madre lo protegge abusando del suo potere e lei lo distrae con la sua presenza. E secondo lei qual è il risultato? Questo qua. Eccolo qua. 3, 3, 3, 3, 3, 3, in tutte le mie materie. 3. Noto una certa aggressività. No, guardi, che mi innervosiscono i genitori che trascurano l'educazione dei loro figli e poi vengono a piagnucolare da me. Non sono venuto affatto a piagnucolare. Alcuni studiosi sostengono che devitalizzare i denti annulli il buon senso, abbassi il buon umore e aumenti invece il nervosismo. Lei che ne pensa? Io penso che lei dovrebbe cercare di essere un po' meno spiritoso e di fare un pochino di più l'uomo. Se mi sentissi poco ispirato, la accontenterei volentieri. Secondo me lei ne ha un gran bisogno. Ma che insinuazioni fa? Non lo sa che lei è un grandissimo maleducato? Ma sicuri piuttosto. Ecco perché la scuola è nel baratro. Io sto qua a perdere tempo in questo covo di pazzi isterici. Ma scusi! Ma che maleduca... Hai cercato? Vieni, vieni, Broccoletti, oggi è il tuo giorno fortunato. Hai vinto delle belle giornate di ferie. Cos'è, hai ammazzato qualcuno e mi devo costituire al tuo posto? E l'amicizia, allora? E non vuoi niente in cambio, scusa, ma non ci credo. Vabbè, non è che sono esattamente delle giorni di ferie. Comunque ti vai a fare l'orientamento alle scuole medie. Ecco. E non ti lamentare, che a te queste cose ti piacciono. E poi mi devi fare un capolavoro, che qua l'unica speranza che abbiamo sono le preiscrizioni. Non adesso, mamma! Ma non era morta 2 anni fa? Ti sei preso pure 5 giorni per lutto. No, oh, mamma, sono i colleghi. Quando sono insieme ho sempre voglia di scherzare. Scherzare, signora? Io gli ho mandato pure il telegramma di condoglianze, bastardo. No, mamma, non eri tu la morta. Non eri tu la morta. Non ho mai detto che eri morta. Non so, Martina, non so come dire. Esatto, bravo. Forse un po' di malinconia, giusto? Vabbè, dai. Senti, te cosa fai adesso? No, davvero, snorkeling? Ma che invidia. Ma certo, qua c'è la neve, figurati. Ah, ti devo salutare, amore. Arrivato Michele. Sì, lo chiamo oggi tuo papà. Ciao, ciao. Allora hai parlato con Zara? È una stronza, eh? Sì, questo lo so, ma che le hai detto? Si deve far curare. No, 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 non ci credo. Sì, guarda, forse avrò esagerato un po', ma non ti devi preoccupare, eh. Non c'entri mica niente, stai tranquillo, tutto si risolve, eh. Guarda, me lo sguppare invece. Aspetta, faccio una alta, vai. Dottore, me lo dà un passaggio? Dammi un secondo. Petrocelli, che vuoi? Ti posso parlare un attimo? Senti, volevo dirti che non ti devi buttare via. E presto, tu. Tu non sai com'è essere come me. E che dici? Io sono l'amica, la confidente. Sono l'amica per Tiburzio, sono l'amica per Zanotto. Sono 18 anni che io sono l'amica, per tutti. Almeno lui mi guarda in un altro modo. Appunto. Non mi piace come ti guarda.
Eccoci qua. Ti stavo aspettando. Lo sai che noi ti vogliamo più bene di quanto pensi, no? No. Ed è per questo che vogliamo fare un gioco con te. Si chiama Lascia o Raddoppia. Non vuoi sapere come funziona questo gioco? Come funziona? Puoi raddoppiare. Spacci per noi brown sugar, ketamina. E l'incidente è chiuso. No, ragazzi, quella roba no. Non ci ha nemmeno chiesto cosa si vince. Non posso. Basta! Ehi, ehi, ehi! Lasciatelo stare! Lasciatelo stare, perché io chiamo la polizia, capito? Oh. Hai una settimana. Poi hai chiuso. Vai! Senti, Michele. Esci? Sì, devo risolvere la questione con la segretaria e poi penso che forse è meglio se mi trovo un albergo, no? Vengo con te? No, no, devi finire i compiti. No, no, ma posso farli anche stasera? Preferisco di no. Finisci. Ti chiamo dopo, eh? Ciao. Ciao. Che succede? Sto andando a fare un giro. Vai in giro a cercare di guadagnare un po' di soldi per mantenere tuo figlio? Sto andando a firmare l'assegno per la segretaria, va bene? Assegno di liquidazione. Ma che casini stai combinando, Riccardo? Che casini? Sto sistemando tutto, stai tranquilla. Guarda, non mi piace né quello che hai detto né il modo in cui l'hai detto. Cosa vuol dire? Vuol dire che voglio sapere che cosa sta succedendo. Ma che cosa deve succedere? Ma lasciami stare, no? Angelo Zanotto, che ti è successo? Tiburzio non verrà per un po'. Ah. Non vuole sapere perché. Immagino che il perché abbia a che fare col tuo occhio nero. Ci hanno pestati. Erano in due. Brutta gente. Ma li ho visti, ma chi sono? La storia è complicata. Per fare bella figura con Murialdi, Tiburzio si è messo a spacciare marijuana. E lo faceva da tanto tempo? È un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, sì, ho capito. Però è indifendibile, spacciava marijuana. Capisci che prima rovini la vita a te e poi lo rovini quella degli altri. Io sono venuto a chiederle aiuto. E io ti aiuto volentieri, però bisogna dirlo alla polizia, avvertire la preside, capisci che... Così lo rovina, prof. Mi sa che ho fatto una cazzata a venire a parlare con lei. Allora, intanto modera i termini. Non hai fatto nessuna cazzata. Poi qui dentro cazzata lo posso dire solo io. Che c'è? Polillo si è accorto che mi sono dato. Lascia stare, abbiamo un problema. Sì, lo so, Tiburzio. No, Petrocelli. Petrocelli? Che c'entra Tiburzio? No, niente, niente. Dimmi quello che mi volevi dire. Dobbiamo aiutarla, Sergio. E sei tu quello che deve inventarsi qualcosa. A me mi vede come il fiume negli occhi. Il fiume negli occhi? Sì, il fiume negli occhi, credimi. Sì, ci credo, Ilaria. Raccontami tutto dall'inizio, con calma. Ecco, adesso clicca qui. Oh, mi scusi, ho sbagliato. È che vai troppo di fretta, tesoro, eh?
Sembra che pensi ad altro. A cosa, secondo lei? E che ne so, se non sei tu. Sapessi quanto mi piacerebbe entrare in quella bella testolina. Se avessi qualche anno di meno, oppure se ne avessi tu qualcuno in più. Sei così matura per la tua età. Vicino a te io ci vedrei un uomo vero, uno esperto, non uno di quegli sbarbatelli di quei tuoi compagni di scuola pieni di brufoli. Uno come me, per esempio. Uno come lei è il meglio che una come me può desiderare, professore. Beh, allora va bene? Va bene, professore. Professore, basta, eh? Chiamami Filippo. Adesso devo andare. Mi scusi, professore. Filippo! Situazione del ragazzo. Adesso tocca a te trovare una soluzione. Io un'idea ce l'ho già, c'è Diana. E chi sarebbe questa Diana? Una mia ex. Ti sei fatto mancare niente, eh? E fai la gelosa? Non ci penso nemmeno. Fa la gelosa. Allora, cosa c'entra Tiburzio con questa Diana? È sposata con un bel poliziotto. No, la polizia no. No, è tranquilla, è uno fidato. Io gli chiedo solo un consiglio. Il nostro problema adesso è quello di bloccare i due delinquenti, giusto? Poi parliamo con Tiburzio e cerchiamo di capire se è stato un fatto occasionale oppure no. Ma a volte i professori non si dovevano solo occupare del programma scolastico. No, no, si occupavano anche di altro, ma in altri modi. Soprattutto non coinvolgendo le ex fidanzate. Sono molto contento che tu sia gelosa. Smettila. Quello che hai fatto? Che? Quello che hai fatto? Io non c'entro. Ma questo... Non sono stato io. Ma procura, ma come non sono stato io? Ecco, lo sapevo che prima o poi la facevi secca. Sarà una volta buona che la cambiano, no? Dai sotto! Dai sotto! In classe, la terza, avanti la quinta, andiamo! Vai, arrivederci. Mi scusi, professore, ma oggi proprio... Non mi sento bene, non ce la faccio a fare educazione fisica. Conosco la canzone, fai come ti pare. Ciao. Palla, sveglia, andiamo. Ciao Silvia. Ciao Sibilla. No, il mio diadema! Il tuo diadema? Diadema? Avevo nascosto il diadema nello spogliatoio, adesso non c'è più. Non facciamo scherzi del cavolo, chi mi ha fregato il diadema? Scusa, perché hai nascosto un diadema nello spogliatoio? Perché era il mio regalo di Natale. Oh, negro! Che vuoi? Fai due passi fino al bar. Va bene. Tu sei mio amico o no? Sì, certo. Perché? Perché ti voglio far vedere una cosa. Cavolo. Questa chi te l'ha data? È di quelli là. Ma loro non lo sanno che ce l'ho io. Non indicare che poi si incazzano. Ehi. Cazzo guardi, negro. Adesso cosa facciamo? Andiamo a ridargli la roba. Ah, ecco, questa mi sembra una buona idea. Dai, negro, vieni a pulirmi le scarpe. Guarda che se fai un bel lavoretto ti faccio fare un affare.
Si chiama Mambua. Sta zitto tu. Si chiama Mambua. Dai, lascia stare. Marco! Si chiama Mambua. Si chiama Mambua. Si chiama Mambua! No, Marco, no! No, 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 Marco! No. Dai, basta, basta! Dai, lascia stare, Marco, andiamo, dai! Dai, andiamo! Dai, stai buono, dai! Marco, fermati! Dai, basta! Smettila! Basta! Marco, portalo in macchina! Marco, basta! Basta, dai! Basta, andiamo. Fermati, Marco! Marco, fermati! Prego, fermati! Dai, basta! Spalla finita! Calmati! Basta. Dai, tranquillo! Dai, muovete, salite in macchina! Saliamo in macchina! Forza! Dai, avanti! Dai! Ma guarda te. Che velocità, sta già arrivando il fidanzato della mia ex. E lei mi ha detto che è così rapido anche a letto. Siete ancora così intimi? Perde sangue. Ma tu sei sicura che era questo il posto? Sicurissima. Beh, è una questione grave. Non hai idea di chi possa essere stato? No. Credo che dovremmo andare dalla preside, sai? No, 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 aspettiamo un attimo. Perché? È complicato, è un regalo anonimo. E poi c'è mia madre che non sa che non l'ho ancora restituito e... Mamma mia, quanti misteri. Andiamo bene. Mi raccomando, accompagnali fino a casa. Sì, me l'hai già detto 20 volte, Isa. E con voi due facciamo i conti domani. Delinquenti. Professoressa, ha qui le borse della spesa. Ma perché non è passato mio marito a prenderle? Non si è visto qua. Niente, non si vede mai, Mai fidarsi dei dentisti. Eccolo lui. Riccardo, ma dove sei finito? Non c'è casino, non ti sento. All'aeroporto. Ma Michele lo sa che vai a stare a Roma? No, tu sei pazzo. No, tu sei pazzo. Sei tu che parti e sei tu che glielo devi dire. E tuo figlio? Ma certo, la tua vita è altrove. Sì, sì. Io adesso vengo d'altrove, stermino te, la tua Barbie e la casa di Barbie. Riccardo? L'ha fatto l'altra volta, eh? Professoressa, la spesa! Io aspetto papà. Papà non viene. Non avrà avuto qualcosa da fare? No, è partito. Figurati. Non me l'avrebbe detto, sì. No, ha detto a me di dirtelo. È andato a Roma. A Roma? Sì, beh. Anche più vicino da Mauricio, sai. Ma si è sempre detto che Roma gli faceva schifo. Amore, nella vita si cambia idea. Tu ora pensi che la Lapponia ti faccia schifo, poi ti fidanzi con una Napole e improvvisamente ti sembra che la Lapponia sia bellissima. Già, yeah, è vero. La sua amica è romana. Mm-mm. E suo padre ha un grande studio dentistico e si prende tuo padre come socio. Ma perché non me l'ha detto? Perché? Tuo padre è fatto così. Diciamo che parlare chiaro non è mai stato suo forte. Dai, vieni a casa, su. No, non mi va. Ma cosa fai qua? Resta a guardare il coro. Tanto tra un po' arrivano. Ciao, mamma. Ciao. Michelino, che hai? Non mi devi più chiamare Michelino.
Aspetti tua madre? Tuo padre?